L'operazione protezione unificata continuerà fino alla caduta di Gheddafi. È quanto dichiarato dai ministri della difesa dei paesi NATO sulla guerra in Libia. L'annuncio a Bruxelles è stato anticipato dalla dichiarazione del presidente americano Obama sull'intenzione di intensificare ulteriormente i raid. Per i rappresentanti NATO il conflitto è alle ultime battute. Il segretario generale dell'Alleanza Atlantica, Anders Fogh Rasmussen. Tutti i ministri hanno concordato sul fatto che manterremo la pressione fino alla fine della crisi. Confermata la strategia degli ultimi giorni, l'offensiva continuerà a concentrarsi sulla capitale con bombardamenti sui centri di comando. Solo martedì i raid sono stati una sessantina con 31 persone uccise, stando alle autorità libiche. Il colonnello ribatte con un messaggio audio trasmesso dalla televisione di Stato. Non intende arrendersi.